Benvenuti a tutti, dicevo, da parte della Procura di Tarso. Apriamo ufficialmente con questa cerimonia la seconda settimana di festa del migrante. Ma vicino a noi abbiamo sempre avuto le istituzioni, Banca Preati in primis, quindi vorrei qui con me la consigliera Patrizia per un intervento e un saluto da parte di Banca Preati. Si passeggia così alla sera, si vedono queste opere, ci si ferma, si guarda anche solo uno scorcio e si pensa a tante cose, alle cose passate, alle cose che magari non si vedono più. Sono veramente delle bellissime opere e per la nostra banca, insomma, che è una banca di territorio, è sempre un onore essere presenti. Grazie. Grazie a voi. Vicino a noi abbiamo anche l'amministrazione comunale, grande collaborazione, grande aiuto. Vice sindaco Vincenzo Sacchetta, un saluto. Sì, buonasera a tutti, grazie Presidente dell'invito. Beh, momento di festa, Fratta anche quest'estate riparte con la sua festa dell'emigrante, momento di incontro, vedo tanta gente di Fratta ma non solo, quindi il progetto che sta portando avanti il Presidente Piaia con il suo gruppo è un progetto che sta funzionando, che sta portando i suoi frutti, ma questo già l'abbiamo visto negli ultimi anni, e il progetto Murales è uno di quei progetti che pian pianino siamo partiti appunto qualche anno fa e siamo arrivati al quindicesimo murale. Buonasera a tutti, sì, questa è la casa che ha costruito mio nonno che guarda fuori dalla finestra. No, non mio nonno, sì, mio nonno, però io non l'ho mai conosciuto perché è morto già nel 29. Ho conosciuto mia nonna che si chiamava Paola come mi chiamo io. La signora Iferri, sì. E poi erano 11 figli. Sei ragazze e cinque ragazzi. C'è la poetessa Renata che forse ha dedicato due parole a questo mio lavoro, dopo io concludo proprio in un minuto. La poetessa Renata, prego. Ciao, benvenuta. Grazie. Allora, sì, è un compito arduo il mio. Comunque sapete che io collego il cuore alla penna, perciò sono due parole. Io ho guardato e quello che mi è venuto fuori è qua. De Coppi, De Polo. Un padre, una madre, più 11 figli da sfamare, ma tutti si danno da fare. Il più grande ramazza, uno porta il cesto, tieni in braccio la più piccola, la ragazza. Per dipanare la lana, uno aiuta la sorella, l'altro appende i viveri alla finestrella. Il ragazzo tiene stretto un tamiso, le bimbe ascoltano con il sorriso, mentre la mamma lavora. Una storia racconta, il babbo alla finestra ascolta. Il maglione servirà per l'inverno. L'unione familiare fortifica, è un saldo perno. Si intrecciano i ferri veloci, si anima il cortile di più voci, baciato e selciato dai raggi del sole. Non mancano gli alberi, le viti, i fiori, le viole. Lieve è la brezza che scalda il cuore. I gatti giocano con i fili di lana, è l'unione che dà il buon umore. Sacrifici tanti, tanti sogni impastati d'amore. Cortile, quindi il ragazzo più grande che scopa il cortile, dopo il ragazzo più piccolo vicino che ha questo cesto che una volta serviva per tante cose, per le pannocchie, per la raccolta dei pesci, che c'erano qua gli allevamenti di pesci nel lago, quindi
e c'è il vaso del latte dietro, quindi dopo la bambina che è più piccola della sedia, era così in foto, le altre bambine che guardano, i gatti quando vedono tutti questi fili di lana, se voi guardate, guardano sempre tra trac, tra trac, tra trac, tra trac, finché vanno là e azzannano gomitolo o così per gioco. L'altro ragazzo che è dietro, che aveva in mano un pallone, quando abbiamo fatto i colloqui con le... invece ha un tamiso, cioè un passino per le varie cose, l'altro tiene in mano la matassa, l'altra cosa fila la lana e c'è una bambina inerte ma che ha appena fatto qualcosa naturalmente. Il bambino sulla finestra, voi vi immaginate che per creare un qualcosa che di semplice non è cioè è molto difficile, e il bambino che è alla finestra ha messo fuori tutti i canovacci della cucina, che una volta era una piccola pietra, un laip, e tutte le scopette di saggina che erano fuori, più una soppressa che è il simbolo del cibo, e in lontananza si vede il degradare, come se voi guardate da qua il lago, c'è il degradare che dopo porta al lago, e quindi c'è questa bellusera, che sarebbe la bellusi, che sarebbe questa specie di vite così con la pompeiana, che è ancora presente in questa situazione. Ecco, io ho cercato di raggruppare un momento proprio di amore, che diventasse l'unione della famiglia attraverso anche questo attimo di raccolta che fa la mamma intorno ai suoi... Io ho cercato comunque di essere il più semplice possibile, anche perché ai primi anni non c'erano tante cose, però questo qua illustra proprio la capacità e l'unione sentimenti familiari, che i sentimenti li troviamo anche qui nei viaggi del Brasile, dell'Argentina, di tutte queste cose qua, e quindi ci sono sempre i nonni e la donna che aspettano a casa, e l'uomo va in giro a lavorare, portare e anche morire, e quindi questa è una tragica storia, ma questa qua è una storia molto bella, molto...